anni si diceva l'alpinismo è cambiato anche il concetto di limite. Sì, è cambiato il concetto del limite, perché oggi il limite non viene più cercato in esposizione, si tratta sempre di questa esposizione, viene cercato in un mondo abbastanza sicuro. È giusto, tutti noi cerchiamo la sicurezza e in montagna ci aiutiamo assicurandoci sempre meglio, avendo anche dell'equipaggiamento molto meglio di una volta, avendo l'elicottero che ti sale fino a 7000 metri e ti tira giù quando succede qualche cosa. Una volta negli anni 50, se uno andava nella Norte Laiga e si rompeva la gamba, era finito, non veniva nessuno a portarlo giù, l'elicottero non c'era, non era possibile. Allora la gente con una grande ansia andava in queste pareti sapendo che entrano nel rischio assoluto, nell'esposizione massima. Ma forse adesso... Certo, diamo spazio. Ancora un paio di domande qui al Parco dei Mestieri, non hai voluto mancare neppure quest'anno. Che cosa pensi di questa iniziativa ormai giunta all'ottava edizione? No, siccome Trento ha questo festival, che è uno dei più, sì, più belli, più importanti festival del mondo, parlando di avventura, di montagna, di natura, voi a scuola forse avete la possibilità di discutere al vostro livello con le maestre, i temi. La storia dell'alpinismo, la quale oggi racconto, è un po' difficile per voi perché ci sono tanti nomi e date e fatti. Sì, io tento di farlo capire a tutti, ma a voi deve interessare generalmente perché qualcuno va in montagna, avete dietro casa il Brenta, uno dei gruppi più belli delle Dolomiti, dove da 100 anni, 200 anni qualcuno va ad arrampicarsi. E andare in montagna non significa soltanto andare sulle pareti verticali, significa anche camminare, avvicinarsi a queste montagne. E i nostri genitori nel Trentino e anche nel Sud Tirolo, quasi tutti portano i bambini di tanto in tanto anche in montagna. Perfino io lo faccio con i miei bambini. E questo fa molto bene, perché se noi non abbiamo un certo rispetto per la montagna, anche perché siamo saliti e ci siamo accorti che è alta, che è faticosa, come possiamo aspettare che i clienti, i turisti da tutto il mondo che vengono da noi a fare le ferie rispettino queste montagne? Certo, quindi abbiamo